I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful. Il Benevento Calcio ha fatto visita al Medical Center di Piano Cappelle, dispensando gioia e sorrisi a medici e pazienti. La struttura sannita è una vera e propria eccellenza del territorio. A fare gli onori di casa, il dottor Antonio Caporaso, che ha portato i calciatori in giro per la struttura, mettendo in risalto la modernità degli apparecchi utilizzati e i progetti futuri a esso legati. Dottore Caporaso, è venuto nel vostro Medical Center il Benevento Calcio, che ha portato con sé tanti sorrisi. Questo è indubbio, li aspettavamo, siamo tutti tifosi e quindi molto contenti di avere i ragazzi qua. In modo particolare i ragazzi giù del CD sono felicissimi perché sono ragazzi che seguono il Benevento Calcio, ma tutti noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con il Benevento Calcio e cerchiamo di intensificare la nostra attività. Siamo sicuramente un'eccellenza nell'ambito della riabilitazione sportiva e da sempre cerchiamo appunto di avere un ottimo colloquio con tutti quanti gli sportivi, in modo particolare con il nostro presidente, e quindi abbiamo senz'altro la possibilità di crescere insieme. Stiamo appositamente negli ultimi tempi spingendo la riabilitazione sportiva, costruendo appositamente un'altra struttura che accoglierà tutto quello che è il mondo sportivo per poterlo riabilitare sempre nel miglior modo possibile, come abbiamo cercato di fare sempre durante questi anni. Un Benevento che è al primo posto in classifica e che è lanciato verso la Serie A. Senz'altro, ci fa felice, molto felice, me personalmente, ma credo chiunque, qualsiasi beneventano deve essere molto contento per quello che il presidente e la squadra sta facendo in questi tempi. Speriamo che continui così, assolutamente, non diciamo nulla perché siamo un po' scaramantici, ma sempre forza Benevento. Ha parlato di questo centro che ha detto giustamente che è un'eccellenza. Ci può descrivere nel dettaglio il lavoro che svolgete qui? Certo, il lavoro è fatto un po' su tutte quante le varie categorie di ammalati e qualsiasi tipo di disabilità, perché se voi avete visto effettivamente partiamo dai ragazzi disabili ad arrivare appunto allo sportivo con i nuovi macchinari che avete potuto vedere giù, che ci permettono di riabilitare in modo non più come una volta soggettivo ma oggettivo, cioè abbiamo oggi dei dati che ci possono permettere anche di decidere se un atleta può ritornare in campo o meno. Questo è fondamentale per noi, perché che effettivamente fino ad oggi la ripresa dello sport si manteneva soltanto sulla possibilità del clinico di dire se il paziente stava bene o meno. Oggigiorno, grazie alla robotica, possiamo quantificare lo stato di quel paziente e poterci permettere di dire con dati oggettivi se il paziente può o meno ritornare in campo. Questo è un grosso vantaggio della scienza che ci dà e noi oggi al Medical Center possiamo fare questo. Con lui il dottor Luigi Del Sordo, che oltre ad augurare da buon tifoso la promozione dei giallorossi in massima serie, ha sottolineato l'importanza di simili incontri non solo per la vicinanza che c'è con il Benevento Calcio, ma anche per le reazioni più che positive mostrate dai pazienti. Ospite il Benevento Calcio nel vostro Medical Center, tanto entusiasmo, sorrisi, cori, insomma una bella atmosfera. È stata una bellissima sorpresa oggi, perché i ragazzi veramente sono tifosissimi del Benevento, come tutta la città, ma qui si respira sempre aria del Benevento Calcio. Loro me lo chiedevano da tanto tempo, negli anni passati sono sempre venuti i ragazzi che venivano qui a fare il trattamento riabilitativo, perché per molti anni, per quasi le tre scalate fino alla Serie A, venivano qui a fare il trattamento e quindi mi stavano chiedendo una sorpresa. Sono contento che oggi con il dottore Antonio Caporaso siamo riusciti a fargli questa bella sorpresa. Il centro diurno qui è contentissimo, sono ragazzi disabili da tanti anni ma sono sempre tifosissimi del Benevento e ogni volta ci chiedono queste sorprese e quando possiamo regalare un sorriso del genere siamo stati contenti tutti che siano venuti. Ci parli un po' del Medical Center, cosa si fa qui
insomma, una descrizione del lavoro che svolgete. Allora, qui ormai sono 30 anni che si fa la riabilitazione. La riabilitazione è cambiata. Oggi si utilizzano sempre più macchine specialistiche, la robotica. Abbiamo la fortuna che l'amministrazione ci mette a disposizione sempre delle novità che a volte siamo noi a richiederle, a volte è l'amministrazione che ci invoglia a fare sempre di più, e quindi abbiamo una riabilitazione globale a 360 gradi con una presa in carico globale di tutte le tipologie di pazienti, dalla legge ambulatoriale a trattamenti riabilitativi anche privati con tecniche e macchine di utilizzo di nuova generazione. E quindi praticamente stiamo parlando di pazienti sportivi, di bambini con la legge 11 per trattamenti come l'autismo. È una presa in carico globale a 360 gradi, così com'è la riabilitazione oggi viene intesa. Un pensiero finale sul Benevento, che è primo in classifica e sogna la Serie A. Io sono un abbonato, quindi la Serie A l'abbiamo aspettata. Io l'ho vissuta in prima persona proprio perché l'altra generazione di ragazzi che è andata via erano tutti amici, erano perché erano qui dal lunedì al venerdì a fare i trattamenti. Adesso ci stanno dando una continuità grazie al presidente Vigorito, ad Inzaghi, che ha dato una scossa importante come motivatore e come gioco, perché quest'anno ci sta piacendo anche il gioco. E poi si è formato un gruppo che, se rimane così, penso che sia imbattibile. E i pazienti hanno accolto i calciatori Armenteros, Gianfì e Gori con grande entusiasmo. Tra applausi, selfie e battute sono riusciti a invertire i ruoli, regalando dei bei momenti ai tre stregoni nonostante i problemi che sono costretti ad affrontare quotidianamente. Ghio Gori, il Benevento si è presentato qui al Medical Center, ha incontrato un entusiasmo palpabile da parte dei pazienti che sono qui. Sì, sì, è stato un momento emozionante, abbiamo regalato un po' di sorrisi, abbiamo fatto due battute, qualche fotografia, il calcio l'abbiamo messo da parte e abbiamo passato un bel pomeriggio. Ecco, un Benevento che è sempre più vicino ai suoi sponsor, ma ovviamente anche ai tifosi. Quanto vi piace a voi stare con i tifosi e assaggiare questo entusiasmo? Ma è una cosa bellissima. I tifosi ci trasmettono una serenità, una carica importante. Quindi a noi fa molto piacere partecipare a queste manifestazioni. Avete fatto anche un tour nel Medical Center. Che impressione ti ha fatto? Io lo conosco un po' perché ci sono anche passato diversi anni fa. È una struttura importante, molto attrezzata, è un fiore all'occhiello per le strutture mediche a Benevento. Sono Armenteros, avete incontrato l'entusiasmo dei pazienti che sono qui al Medical Center. Tu tra l'altro sei uno che scherza molto, a cui piace questo entusiasmo, questa gioia. Sì, no, la gioia e l'entusiasmo che sentiamo qua è bellissimo. La gente che mi conosce, no, so che io sono una persona di energia positiva, no? E così venire qua e parlare, fare due o tre foto con la gente qua e parlare un po' di calcio è bellissimo. I tifosi che tra l'altro vi hanno incoraggiato in vista del campionato, siete al comando padroni insomma di questa Serie B. Sì, no, loro sanno tanto della nostra squadra e il programma e le partite che giochiamo prossima settimana, tra due o tre settimane e anche il prossimo anno. Così lo sanno tutti qua, mio amico qua. Vieni qua, amico. Amico mio, vieni qua. Cosimo mi chiamo. Cosimo, bravo. No, Frosinone. Frosinone. Dopo, prossima settimana, giochiamo contro Chievo Verona. Bravo, l'ultima partita a casa. Benevento Ascoli. Bravo. E il ritorno, il giorno di ritorno è Benevento Pisa. Bravo, a gennaio, lui lo gennaio, sa. Gennaio, c'è il calendario. Lei cosa ne pensa di Armenteros? Armenteros?
che deve fare altri 4-5 gol di più. Bravo, ha ragione. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a